non sempre ottengo quello che voglio. L'ho compreso in questi anni trascorsi arrampicando, inseguendo alcuni sogni, toccando con mano appigli importanti sfuggiti per poco. Tuttavia io arrampico, e quando arrampico lo voglio fare bene, voglio perfezionare il mio gesto, voglio essere efficiente e preciso. Questo, almeno questo, io so che posso farlo. Sono già alcuni anni che ho l'opportunità di passare le vacanze di Natale in Spagna. Da subito sono rimasto impressionato dall'imponenza delle pareti, dalla bellezza delle vie e dalla possibilità di avere molti progetti per il futuro. Qui ho cominciato ad immaginarmi su qualcuna delle vie estreme che hanno reso famoso questo luogo nel mondo. Ci sono momenti in cui mi devo concentrare molto, quando so che non dovrò sbagliare nulla. Nelle competizioni un po' di tensione fa parte del gioco. Non sempre la riesco a controllare, ma forse anche questo è quello che cerco.
In alcuni periodi dell'anno mi dedico al boulder, la scalata sui massi che con geometrie bellissime ti sfidano sempre al limite degli equilibri. Spesso alcuni movimenti appaiono impossibili e capita di essere sconfitti anche solo in partenza. Ci vuole molta pazienza per conquistare anche un solo singolo movimento. Ogni anno mi ritrovo così con qualche progetto in sospeso. Tra i molti massi di granito nell'area di Chironico, in Svizzera, c'è una pinna sulla quale si sviluppa una via molto estetica ed aerea. È K16. A mio parere, una via può anche essere solo difficile. Ma quando ha queste caratteristiche, salirla è sicuramente ancora più appagante. Poi c'è una via che mi ha fatto sognare. Nei pressi di un paesino in Val Bavona, chiamato Sollerto, c'è un enorme masso di granito nella cui parte strapiombante si trova una linea famosa. È il 9A di Coupe de Grasse. Questa via contava soltanto 2 ripetizioni, per cui ero molto curioso ed ho voluto provare. Le prime volte le sensazioni non erano così positive. Forse ho pensato di non essere ancora pronto per una via oltre il mio limite. Per me la bellezza di questa linea, la sua storia e la sua difficoltà potevano essere o un grande schiaffo o una nuova sfida. Ogni volta trovavo dei piccoli aggiustamenti all'equilibrio e ai movimenti, ma ogni volta sapevo che comunque sarei caduto. Quando invece sono riuscito a salire i primi difficili metri, ho cominciato a pensare che avrei potuto fare dei seri tentativi. Dovevo crederci. Poi, durante una bellissima giornata autunnale, ho finalmente trovato la giusta condizione. Sono quelle giornate speciali dove tutto coincide perfettamente ed io fortunatamente ero lì, totalmente concentrato sulle complicate sequenze che compongono il tiro.
Devo dire che ho dovuto impegnarmi molto, ma i 5 giorni che gli ho dedicato sono stati una continua soddisfazione. In fondo è il mio primo 9A e sono felicissimo di averlo realizzato sulla linea capolavoro di David Graham.